Questa sera diamo l'inizio finalmente a questa nostra idea, questa nostra progettazione, cioè di rendere Peschiera il più sostenibile possibile, quindi con questa iniziativa di cui siamo capofila, e ringrazio l'assessore Gavazzoni per essersi speso per questa bellissima iniziativa, quindi di fare capofila di questa, dello studio di fattibilità della ciclovia del Mincio, che si innesterà nel più grande anello della ciclovia del Garda. Cosa vuol dire? Vuol dire che Peschiera diventerà l'anello di congiunzione, scusate il bisticcio di parole tra anello del Garda e ciclovia del Mincio, arriverà e diventerà l'anello di congiunzione tra queste due ciclovie, e quindi si metterà alla testa di questo percorso cicloturistico che credo implementerà sempre in maniera più importante la godibilità di Peschiera del Garda. Presentiamo oggi la ciclovia del Mincio, che è un progetto veramente strategico per connettere l'asta del Mincio al lago di Garda. Infatti la ciclovia del Mincio si sposerà proprio con l'anello ciclabile che in questo momento viene progettato dalla Regione Veneto e Regione Lombardia. Quindi Peschiera si trova perfettamente nel centro, come baricentro tra questi due sistemi ciclabili, e quindi oggi presentiamo qualcosa di strategico che probabilmente andrà a valorizzare e a portare all'eccellenza una ciclovia che già esiste, ma che deve diventare eccellente. Questa sera siamo qui a Peschiera, il primo dei 5 incontri di presentazione al pubblico di questo progetto, che è un progetto di valorizzazione della ciclabile del Mincio. Perché stiamo facendo un progetto di valorizzazione della ciclabile del Mincio, quando una ciclabile c'è ed è anche molto frequentata? E il senso è proprio questo: una ciclabile c'è, ma una ciclabile è pur sempre una strada. Cos'è che è veramente importante e che rende attrattiva una ciclabile? È il territorio. Quello che noi faremo in questo progetto è un progetto di riqualificazione di infrastruttura, ma soprattutto di costruzione di vera interazione con il territorio. Sfrutteremo le potenzialità del lago, questa grande pressione entropica che oggi il lago ha, per usare il Mincio come in senso metaforico per far defluire il turismo ancora di più di quello che sta già avvenendo adesso verso l'entroterra gardesana, e attraverso la ciclabile costruiremo un dialogo vero e proprio con il territorio, con tutto ciò che il territorio può offrire in termini di valori materiali ed immateriali. Nel progetto di questa sera vi mostreremo qual è la strategia che porteremo avanti. Quest'opera è un'opera che parte dai primi 5 comuni dell'Alto Mincio, da Peschiera a Volta Mantovana. Non si ferma qui. L'obiettivo è arrivare a Mantova, da Peschiera a Mantova, ma questi 5 comuni si sono fatti carico di dare inizio, diciamo, accendere la scintilla di questo valore, di questo progetto di valorizzazione, di interazione sul territorio, che auspichiamo possa diventare veramente un richiamo poi per tutto l'entroterra, per arrivare fino a Mantova e chissà, magari anche più in giù.